Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Come si può vedere dallo sfondo, sono tornata a casa mia. In realtà è già da un po' che sono a casa, però avevo girato dei video prima di venire qua a casa dei miei, li ho caricati, però in realtà è da un po' che sono qua. Comunque, volevo parlarvi dei prodotti preferiti del periodo. Di alcune cose vi ho già parlato in alcuni video, di altre no. Comunque, volevo fare un attimo un punto della situazione. Allora, parto da una cosa che praticamente ho utilizzato per stare in casa, si può dire, però siccome si possono ancora trovare, ve li volevo mostrare. Praticamente ho preso alla Lidl questi set di pennelli a 7 euro, mi sembra, del marchio Mio Mare, un marchio che fa tutti i prodotti, spugne, pennelli, cose del genere, sono economici e molto validi. Il set ce n'erano due, uno sull'azzurro e uno sul rosa. Comunque io ho messo anche queste retine, le metto sempre per proteggere i pennelli. Il set è questo ed è composto da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pennelli, 3 per il viso e gli altri per gli occhi. Sono dei pennelli validissimi, io li ho lavati ovviamente prima di utilizzarli, sono molto morbidi, non bucano la pelle, non irritano e truccano anche bene, quindi sono veramente validi e appunto ve li volevo mostrare anche se non li ho utilizzati tantissimo nell'ultimo periodo, però comunque li ho utilizzati, ve li volevo mostrare perché si possono ancora trovare, almeno da me ancora si trovano, quindi ecco, se capitate vi fate un set completo e spendete una cavolata perché sono veramente validi, sono belli anche esteticamente, hanno il manico che sembra quasi vellutato, gommato, sono dei bei pennelli, straconsigliati. Passando invece al viso, ho tre prodotti di cui parlarvi. Allora, intanto il detergente per il viso del marchio Bioline Jateau. Questo qua mi è stato omaggiato al Cosmoprof, mi sembra. Comunque, questi prodotti si possono trovare nei centri estetici. Se andate nel sito Bioline Jateau, potete cercare appunto il punto vendita, il centro estetico più vicino a voi dove andare a acquistare i prodotti. Per quanto riguarda il prezzo, non lo so perché l'azienda preferisce non dire prezzi, non so per quale motivo. Comunque, 200 ml di prodotto, è un detergente gentile. È ottimo, è fantastico, a parte il pack bellissimo, anche questo un po' gommatino fuori, stupendo, è un prodotto valido, ha una buonissima profumazione, delicata, non brucia gli occhi, non tira la pelle, lava molto 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 bene il viso, anche se è delicato, non va appunto a irritare, è veramente molto delicato ma efficace e sento proprio la pelle pulita a fondo e bella, più bella sia alla vista che al tatto, basta pochissimo prodotto per applicazione, è buono, cioè sì, no, alcuni prodotti come quelli di Comfort Zone secondo me si nota che sono stati pensati per i centri estetici e quindi sono a un livello più alto rispetto a quelli che si acquistano nei supermercati e nelle profumerie. Si nota, ecco, la differenza io la noto, non lo so come mai, però non tutti sono così, non tutti i marchi, perché io sono estetista, ho lavorato degli anni nei centri estetici, non tutti i marchi sono così, però ce ne sono alcuni come Bioline Jateau, come Comfort Zone, che sono proprio a un gradino più alto, indipendentemente dall'inci che può piacere o no, però i risultati si vedono e con questo io i risultati li vedo nonostante sia un prodotto a risciacquo, quindi mi ha stupito, veramente un buonissimo prodotto, se vi capita, se avete voglia, se ne avete uno vicino, volete andare a vedere quanto costa, anzi casomai se lo fate ditemi, fatemi sapere quanto costa, insomma io vi consiglio di dare un'occhiata a questi prodotti perché sono buonissimi. Altro prodotto che credo di avervi già menzionato in qualche video qua e là, non ricordo, ma io lo rinomino in questo video qua, è la crema da giorno di Winnie's Natural. Questa qua, questi prodotti si trovano nelle farmacie, nelle parafarmacie e nelle erboristerie. Sono prodotti naturali, hanno un buon inci e io questa qua ne ho utilizzata parecchia, la sto utilizzando da qualche mese, ne basta pochissimo, ha una profumazione delicata ma molto molto buona. Io ho una pelle
mista, a volte è normale, a volte è mista, non si capisce. Comunque tendo a buttare fuori le creme, soprattutto quando le giornate iniziano a essere calde. Con questo qua non ho avuto problemi, la utilizzo sia di giorno che di notte, è una coccola per il viso, cambia anche questo il viso, cioè la pelle rimane morbida, rimane idratata ma non appesantita, non lo so, questa combo poi di prodotti insieme ho notato proprio un cambiamento nella pelle e mi sta piacendo tantissimo questa combo di questi prodotti, ottima. Non so se avete proprio una pelle molto molto secca, non so se può fare al caso vostro, però per una pelle poco secca, normale o mista, io questa ve la straconsiglio perché è ottima, veramente fantastica. Ultimo prodotto per il viso è questo tonico che io ho aperto in quarantena a casa dei miei genitori, sono arrivata qua, è il tonico alla camomilla del marchio Wanjizo, è un marchio coreano, mi piace un sacco. Allora, la profumazione non ha niente di che, non sa di chissà cosa, però è un tonico che a me piace perché è freschissimo sulla pelle e quindi soprattutto la mattina tonifica e risveglia, quindi ecco, mi piace per questo, decongestiona un po' la pelle e inoltre siccome appunto c'è anche la camomilla, trovo che sia calmante, leggermente lenitivo, soprattutto sui rossori o in questo periodo che bisogna portare le mascherine, magari se vengono delle irritazioni causate dalla mascherina, ecco, questo secondo me aiuta ed è un buonissimo prodotto. Non so se si riesce ancora a trovare, purtroppo, però se lo trovate ve lo consiglio. Le maschere di questo marchio di Wanjizo si trovano in tante bioprofumerie anche online se le cercate. Il tonico però non l'ho più visto, quindi non saprei dirvi se c'è ancora. Passando ai capelli, ho un prodotto da mostrarvi, ve ne ho parlato nei prodotti finiti del periodo, vi lascio il link di quel video tra le schede, in realtà vi avevo detto che non era finito ma che volevo buttare la scatolina e che comunque l'avevo provato per tanto tempo, potevo darvi una mia impressione. Allora, il prodotto è questo ed è lo shampoo solido di Lamasuna, è un'edizione limitata al cioccolato per tutti i tipi di capelli, si può ancora trovare nei negozi come su Macro Librarsi, anche su Ecco Verde li vendono, comunque in alcuni siti si riesce ancora a trovare questo prodotto. Allora, io in realtà ve lo promuovo, ma ve lo promuovo anche insieme a questo barattolino, perché con questo barattolino effettivamente il prodotto si va a asciugare, non ammuffisce, non si sciupa, non si consuma con l'acqua. Io ovviamente una volta che ho lavato i capelli e sono uscita dalla doccia, asciugo molto bene la confezione, tampono lo shampoo, metto dentro, chiudo e tolgo dalla doccia il barattolino. Comunque il barattolino è ottimo e è utilissimo per questo tipo di prodotti. L'ho comprato una volta e poi non ci pensate più. Lo shampoo in questione è questo, che adesso è diventato molto piccolo. La profumazione non mi fa impazzire, sa? Tipo di cacao amaro, però boh, non lo so, non mi piace. Comunque sui capelli non rimane. La forma è un po' scomoda, avrei preferito qualcosa di più tondo, perché questo, in questo modo, non lo so, la forma... mi trovo male con questa forma. Comunque, fa tanta schiuma, ma veramente fa tanta schiuma, e... non va a creare l'effetto paglia, l'effetto stoppa sui capelli, né durante il lavaggio né dopo il lavaggio, cosa che di solito gli shampoo solidi fanno. Magari non ti seccano i capelli dopo il lavaggio, però durante sentite proprio le mani che non scivolano tra i capelli perché si crea questo effetto paglia che io odio. Questo non lo fa proprio mai e quindi è fantastico. Inoltre i capelli con questo shampoo mi rimangono puliti per quasi una settimana. E io che ho dei capelli normali tendenti al grasso, i capelli puliti per quasi una settimana io non li ho mai avuti nella vita. Quindi un ottimo prodotto, ne basta pochissimo, non si consuma praticamente mai, non inquina. E quindi niente, vi straconsiglio questo prodotto, trovate l'inci nel mio blog perché ho fatto la review di questo, ve lo lascio tra le schede e giù nell'info box, e, è ottimo, un ottimo prodotto. Gli shampoo Lamasuna costano un pochino di più,
Però io vi posso dire, io che non amo gli shampoo solidi, io ho provato quello della Saponaria nuovo, insomma qualche shampoo solido l'ho provato e vi posso dire che questo sì è vero, costa di più, ma siamo anche su un altro piano, proprio un piano completamente diverso rispetto agli altri. È anche vero che non ne ho provati tantissimi, non sono un'esperta di shampoo solido, però per la mia esperienza vi posso dire che questo secondo me è qualche scalino più in alto rispetto agli altri. L'ultimo prodotto è di Secret de Provence ed è un sapone solido per la rasatura. Questo prodotto ve l'ho mostrato in qualche video fa negli acquisti naturali del mese, vi lascio il link anche di quel video. Allora, le primissime impressioni non erano buone, non mi era piaciuto. Mi tagliavo, non faceva schiuma, non scorreva il rasoio e quindi una tragedia. In realtà poi, non lo so, si vede che aveva una patinina e andava consumata, non ne ho idea, è diventato buonissimo, non so perché. La profumazione non sa di niente proprio. Vi rende, a parte il fatto che il rasoio riesce a scorrere bene, a tagliare bene i peli e non taglia, non vi tagliate, almeno io. Non mi taglio con questo, ma poi rende la pelle liscissima, quasi seta e super super morbida. Sembra quasi di aver fatto la ceretta. Ovviamente i peli poi col rasoio vi durano un giorno come al solito, non è che rimanete con la pelle liscia per giorni, no. Però lì, per quella giornata, la pelle è proprio liscia come da ceretta, cosa che io non avevo riscontrato con tanti altri prodotti per la rasatura che ho provato. Quindi, un buonissimo prodotto, ve lo straconsiglio, anche se le primissime impressioni erano super negative, invece è diventato un preferito del periodo. I prodotti di questo marchio mi sembra si possono trovare su Ecoverde. E niente, ve lo straconsiglio, un marchio francese, PAO 18 mesi, 90 grammi di prodotti, ma di prodotto che vi durerà veramente un'infinità di tempo. È certificato EcoCert, buonissimo. E poi scatolina molto carina, anche questo Zero Waste come prodotto. Fantastico. Quindi questi erano i prodotti preferiti del periodo, più utilizzati del periodo. Fatemi sapere quali sono i vostri e se avete provato questi prodotti. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!